Le auto storiche scatenano emozioni, con le loro forme, i suoni, i colori, che spesso fanno riemergere ricordi o sogni. Da oggi le vivremo in maniera un po' diversa. Una visione sottopelle, le curiosità, la storia, il contesto storico, in un viaggio con l'amico Cristiano Luzzago che ci schiuderà le porte della sua collezione. Cristiano oggi ci illustrerà la sua Fiat 508 berlinetta 1000 miglia del 1935, disegnata dal noto designer Revelli di Beaumont. Eccoci negli anni 30, Italia, fra una guerra e l'altra, un periodo in cui l'automobilismo è una vera parte integrante della storia e del costume degli italiani. Si cominciano a progettare le prime linee aerodinamiche ed è per questo che guardiamo questa vettura dal retro, perché lo studio di questi parafanghi a punta, di questa coda a punta, dei parafanghi anteriori staccati dalla carrozzeria e che terminano con questa punta anche loro, sono un'evidente ricerca dell'aerodinamicità, di qualcosa che fino ad allora non era stato nemmeno preso in considerazione, perché la vettura derivava dalla carrozza. Quindi a tutti gli effetti le vetture dell'epoca erano vetture molto squadrate, costruite proprio con gli stessi criteri delle carrozze in legno e ricoperte in metallo o in pegamoide, che era una specie di finta pelle. Ecco, qui parliamo della vettura più popolare in assoluto in Italia ed è la Balilla, che però non è la Balilla che siamo abituati a vedere, la vettura del nonno che abbiamo nella memoria, la classica berlina due o quattro porte dove risiedeva, dove stava tutta la famiglia, e nemmeno la cabriolet quattro porte che all'epoca si chiamavano torpedo, o la Spider che era un due porti secchi. Questa è una vettura da competizione che la Fiat studia, elabora, prepara per poter fare le competizioni, in particolare la 1000 miglia, ed è una vettura che è un po' il simbolo della ricerca nel campo dell'automobilismo in un momento in cui tutto nell'automobilismo, anche la storia dell'arte, il futurismo, Boccioni, erano orientati alla velocità. Questa vettura, pur avendo prestazioni tutto sommato modeste, perché parliamo di una vettura inferiore ai 1000 di cilindrata, ha una linea che esprime velocità, che esprime potenza, nonostante poi la realtà sia quella di prestazioni tutto sommato modeste. Però l'impronta è l'impronta che i futuristi stessi vogliono dare nella rappresentazione delle proprie opere, la velocità. Il motore di questa vettura, a differenza delle Balilla di produzione che montavano delle testate a valvole laterali, ha invece una testata con valvole in testa, quindi un motore molto più performante e molto più vicino alle vetture di produzione successiva che non alle contemporanee dei primi anni 30. La guida destra consentiva di avere sotto controllo il ciglio della strada e di conseguenza il guidatore poteva lasciare il massimo spazio disponibile all'altra carreggiata nel caso dovesse incrociare altri utenti. Quindi, differentemente da quanto spesso si pensa, il fatto della guida destra non è appannaggio delle vetture inglesi con guida sulla sinistra, ma anche nelle vetture italiane si usava avere la guida in questo modo. Un particolare curioso, che peraltro non è appannaggio solo di questo modello ma di tante vetture di questi anni, è questa plastica rossa trasparente inglobata nella parabola del fanale, che aveva la funzione di far capire al guidatore che il fanale era acceso, perché la luce che si sviluppava all'interno della parabola naturalmente si espandeva anche su questa prisma trasparente rosso, e quindi il guidatore aveva l'immediatezza di capire se aveva i fanali accesi o spenti. Oggi è molto più semplice, abbiamo le spie sul cruscotto, all'epoca
questo era quello che la tecnica consentiva. Questo viaggio finisce qui, ma Cristiano Luzzago ci ha dato già appuntamento e saremo ancora insieme nelle prossime puntate. Volete indovinare a bordo di quale stupenda auto?